siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Allora, fratelli e sorelle carissimi, questa 17ª domenica del tempo ordinario segna anche l'inizio nella liturgia della parola, della lettura del capitolo 6 del Vangelo di San Giovanni, che ci accompagnerà per ben 4 domeniche, le prime 3 ecco, dedicate al lungo discorso del pane, poi l'ultima alla conclusione, che sarà drammatica, di questo discorso. Dietro il discorso del pane di Gesù, che ovviamente presuppone il miracolo storico della moltiplicazione, della cosiddetta moltiplicazione dei pani e dei pesci, no? In realtà Gesù è semplicemente, come già nel miracolo prefigurativo del profeta Elisea poco noto, fa non finire una cosa che c'era. Ce n'erano 5, ce n'erano 2, mangiano tutti e ne avanzano. Quindi non sappiamo come la divina volontà abbia operato questo miracolo. Di certo è che dal quasi nulla si sono affamate folle intere e, ci dice l'Evangelista, avanzati 12 pezzi. La lettura e l'applicazione di questo brano in chiave eucaristica è stata fin dai tempi antichissimi nella Chiesa. Tantissimi commentatori e padri hanno scritto in merito, dando anche delle belle chiavi di lettura, no? Questo si capisce subito, insomma, che l'allusione all'Eucaristia anche dalle modalità, no? Dalle parole che Gesù usa per compiere queste cose, no? Presi i pani, rese grazie, li spezza, li diede a quelli che erano seduti. E qualche padre ha visto nei 5 pani una simbologia delle 5 piaghe di Gesù e nei 2 pesci della doppia natura di Gesù, sulla base del fatto che l'acronimo greco ictius significa Jesus Christos Theoulios Soter, Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore. Sappiamo che il pesce era adoperato quindi ai tempi antichi come simbolo del Signore. Quindi una valenza eucaristica forte e decisa di questo miracolo, e si comprende che anche Gesù voleva dare questa lettura perché la sua interpretazione materiale, tutti vedono che aveva sfamato le folle, quindi si pensano che Gesù è il solutore dei problemi della fame nel mondo e quindi vogliono farlo re, ma Gesù si defila non soltanto perché rifiutava le dignità di essere re di un piccolo popolo, ma anche perché voleva che fosse compreso anzitutto il significato spirituale di questo miracolo. C'è indubbiamente anche l'aspetto materiale, ma è preponderante quello spirituale. Cioè, come poi Gesù spiegherà nel proseguo del discorso, qui si parla di un cibo, di pane vivo, di carne viva che dà la vita eterna e che nutre l'anima, alla maniera con cui il pane comune nutre il corpo. Una considerazione prima di concludere, o meglio un paio, sulla splendida seconda lettura di San Paolo agli Efesini. Nella lettera agli Efesini San Paolo sviluppa molto, così come nella lettera ai Colossesi, il tema della Chiesa corpo di Cristo e quindi della sua intrinseca unità. E dopo aver fatto delle esortazioni personali, quindi in ordine alla condotta morale personale nella comunità, però dell'individuo, quindi comportatevi in maniera degna della chiamata ricevuta, con umiltà, dolcezza, magnanimità e sopportandovi a vicenda nell'amore, San Paolo richiama all'unità dello spirito e in un solo corpo e in un solo spirito attraverso il vincolo della pace. Allora, innanzitutto, un discepolo di Gesù deve imparare da Gesù, che ha detto: sono mite ed umile di cuore, umiltà e dolcezza. E deve essere questa nostra attenzione costante nei rapporti interpersonali. Avere poi un animo grande, magnanimità, che si esplica soprattutto nella sopportazione reciproca, perché i posti perfetti dove ci sono persone impeccabili e senza difetti sulla terra non ci stanno, esistono soltanto in cielo, nel paradiso, e quindi non manca mai l'occasione di esercitare questa importantissima virtù della pazienza e della sopportazione reciproca. L'ultima cosa è l'insistenza di San Paolo sull'unità del corpo di Cristo. Un solo corpo, un solo spirito, una sola speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, il Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti e rappresenta in tutti. Quindi la massima cura del discepolo di Gesù deve essere la conservazione dell'unità del corpo ecclesiale. Sant'Agostino ha scritto delle parole molto molto belle su questo, soprattutto nella sua polemica contro i donatisti a suo tempo. I donatisti
predicavano una chiesa perfetta e dei puri non ammettevano la presenza del peccato in essa, giungendo fino a dire le stupidaggini grosse quanto una casa che i sacramenti celebrati da una persona indegna e peccatrice sono invalidi. Ecco, e per questo la Chiesa si oppose risolutamente, anche sulla base della dottrina di Sant'Agostino, affermando che i sacramenti sono validi ex opere operato, a prescindere dalle qualità soggettive e morali di chi li celebra, e condannando i donatisti. Sant'Agostino diceva: qui noi siamo non in un corpo perfetto, la Chiesa è santa ma le sue membra no, quindi sulla terra c'è un corpo, lo chiamava per mixtum, cioè dove santi e peccatori camminano insieme, fino a quando, come Gesù ci dice, saranno separati nell'altro mondo. Ma qui, anche nella Chiesa, valgono quelle esortazioni: la sopportazione paziente dei ritardi, delle miserie, delle debolezze anche grandi di membri della Chiesa o addirittura di uomini di Chiesa, senza però mai in nessun modo lacerare l'unità del corpo di Cristo. Perché chi lo fa, secondo Sant'Agostino, bisogna leggere i suoi scritti, si rende colpevole di colpe gravissime agli occhi dell'Altissimo, perché la pace e l'unità rimangono sempre i valori supremi, perché espressione più autentica della divina carità. Chiediamo a Maria Santissima, mentre le affidiamo la custodia e la preservazione dell'unità della Chiesa, anche la grazia di avere un rapporto sempre più intimo, fecondo e di amore con Gesù Eucaristia, perché dal nostro rapporto con Gesù Eucaristia dipende la santità della nostra vita e anche la possibilità concreta di poter vivere con quello stile che l'Apostolo Paolo ci ha raccomandato. Siano lodati Gesù e Maria.